Il Museo Antico di Corrado è un vero e proprio tesoro nascosto tra i monti della Valle dell'Aniene. Ha una storia molto particolare che lo differenzia da tutti gli altri musei della zona e anche lo rende particolare anche al confronto con tutti gli altri musei d'Italia e anche del mondo. Perché? Questo museo nasce, dalle donazioni che hanno fatto nel corso del tempo gli artisti che hanno soggiornato in questo paese. Questo paese, che è un borgo medievale, è diventato, già a partire dal Grand Tour, quindi dai primi dell'Ottocento, meta di pellegrinaggio per artisti e letterati, filosofi. Quello di cui i primi artisti si innamorarono una volta arrivati ad Antico di Corrado era non solo il paesaggio, che comunque caratterizza tutta la Valle dell'Aniene, ma anche la bellezza e la cordialità della sua gente, che in poco tempo divenne il protagonista di alcuni dei capolavori dell'arte internazionale tra 8 e 900. Quindi Antico di Corrado diventò famosa per essere il paese dei modelli. E i modelli li ritroviamo in alcuni dei monumenti più importanti di tutto il mondo, in particolare ovviamente a Roma per ovvie ragioni, ad esempio le Naiadi della Fontana dei Tritoni di Rutelli a Piazza della Repubblica, il bersagliere di Porta Pia, il San Francesco di San Giovanni in Laterano e tantissimi, tantissimi, tantissimi altri monumenti. Pare che anche l'italiana di Pablo Picasso fosse un'anticolana. Tra gli artisti che arrivarono ad Anticoli per la fama che aveva acquisito, quindi stiamo parlando dalla fine dell'Ottocento al primo Novecento, abbiamo anche artisti di rilevanza assoluta, tra cui Marcel Duchamp, che venne due volte nel 1925 e poi a distanza di 40 anni nel 1965. Antico di Corrado, quindi, soprattutto nei primi del Novecento, divenne davvero un borgo, il borgo degli artisti, che ovviamente lavoravano a Roma, soprattutto, molto spesso per le committenze ufficiali, ma preferivano vivere in una dimensione più appartata. Molti artisti finirono per stabilirsi qui, perché innamorati molto spesso delle proprie modelle, le sposarono e quindi rimasero qui per tutta la vita. Ci sono diversi artisti illustri che sposarono modelle anticorane. Tra questi Fausto Pirandello, il grandissimo pittore figlio di Luigi Pirandello, o ancora Andrea Spadini, Emanuele Cavalli, del quale il museo conserva l'amicizia. Opera del 1933 tra i capolavori assoluti del maestro pugliese. Gli anni d'oro di Antico di Corrado, in quanto meta di artisti, furono gli anni 20 e 30. In quel momento gli artisti erano talmente tanti e talmente tanto importanti che qualcuno di loro decise di donare alla comunità per ringraziarla per l'ospitalità un'opera che testimoniasse il proprio passaggio, il proprio soggiorno, la propria presenza. Il museo fu inaugurato solennemente nel 1935 alla presenza del ministro Bottai. Nel primo nucleo della collezione erano presenti capolavori di artisti quali Emanuele Cavalli, Pietro Pudenzi, artista genovese che sposò un'anticolana e rimase qui per tutta la vita, e soprattutto, tra gli altri, Arturo Martini, il più grande scultore del Novecento italiano. Il museo è situato nel Palazzo Brancaccio, che è stato donato dagli eredi Brancaccio. Gli spazi sono disposti in tre livelli. Oltre alla sala delle carceri, in cui sono visibili ancora i graffiti dei prigionieri, abbiamo le sale dedicate alle mostre temporanee. Al primo piano il percorso è al contempo cronologico e tematico. Nella prima sala abbiamo le testimonianze dall'Ottocento agli anni 10 e poi le testimonianze degli artisti stranieri, perché i primi artisti a scoprire Antico di Corrado furono proprio gli stranieri. All'ultimo piano abbiamo poi la sala degli anni 30, forse la sala principale del museo, in cui abbiamo, oltre al capolavoro di Emanuele Cavalli, l'Amicizia, una stupenda natura morta di Fausto Pirandello, uno dei suoi capolavori, un dipinto di Felice Carena e diverse sculture, tra cui un battesimo di Andrea Spadini. Il museo è oggi attivo con diverse iniziative di vario tipo. Oltre alle mostre temporanee, abbiamo workshop,
attività didattiche con le scuole, con le associazioni culturali. Aperto 6 giorni su 7, inclusa la domenica, che è tra l'altro il momento di massima affluenza dei visitatori.